Salve a tutti ragazzi, eccoci qui con Italian Taco sulla seconda puntata di Subnautica Below Zero. Sto riprendendo in mano i Seagrade, mi è venuto in mente ora perché in realtà era tutto l'inizio della puntata, del pre-puntata che penso come diavolo si chiama sto coso. E ora che abbiamo questo possiamo spingerci un pochino più in Roma, magari a cercare un po' di roba. Magari evito di morire soffocato, che già sarebbe un buon risultato. E niente, ora passeremo questa puntata qua a cercare di scoprire un po' di cose nuove, visto che mi sono dimenticato un po' tutto quello che ho fatto. Questo gameplay qua non lo sto facendo subito dopo l'altro, come ho fatto per altri giochi, perché non c'avevo tempo sinceramente per farlo la volta scorsa. E niente, spero di trovare qualcosa di interessante. Cos'è quel coso? Oxygen. Tua madre nuota verso la superficie. Un nuoto verso la superficie. Che cos'è quel coso gigante che mi sta inseguendo da dietro? Che Dio. Salta su. Cos'è quel coso gigante? Mi sono cacato in mano. No, io non ci torno in acqua. No. Io non ci torno in acqua. Ecco, ho trovato cosa facciamo in questa puntata. Non starmi in acqua. Assolutamente non starmi in acqua. Ce ne andiamo sulla terraferma a vedere un po' cosa troviamo. E niente, mi ho ancora un po' di adrenalina dopo che mi sono girato, visto quella specie di coccodrillo gigante, non lo so che cosa era, molto grosso e cattivo, e non voglio investigare tanto con il prossimo coso. Quindi ora prendiamoci e andiamo un attimino di là, vediamo cosa troviamo di carino stavolta, magari troviamo qualcosa di nuovo. Spero che l'audio possa sentirsi meglio, perché ho alzato un po' i volumi di gioco e ho allontanato quel microfono perché mi dà un fastidio di attenzione. Purtroppo non riesco a modificare più di tanto col programma che uso, quindi mi dispiace per la qualità audio di alcuni miei video. E niente, ora torniamo qua, dove moriremo di freddo, ma se ho capito bene riguardando il mio video, questi cosi qua ci scaldano. Ok, forse non è stata una saggia idea. Tanto analizziamolo già che ci siamo. Ed eviterò di... Ok, possiamo solo analizzare roba. Comunque eviterò di calzare di nuovo il coso. Però intanto ora ci facciamo un bel girettino. Pensiamo intanto al termico di questo di lì, aspettando. Cerco di farlo. Beh, ora sì che ho un motivo di vanto, vero? Vabbè. Ok, qua c'è la nostra nave, ma ci sarà solo la nave? Ok raga, ho attestato che non si va da nessuna parte, purtroppo, e quindi mi ributto in acqua e andiamo avanti col Seaglade, vediamo dove finiamo. Voglio dedicare un po' l'esplorazione a questa parte qua della nostra campagna. Magari troviamo qualcosa di interessante, qualcosa di nuovo, o qualcosa dove morire. Quello è più probabile. Che tempo da lupi oserei dire qua. Queste qua mi hanno incuriosito anche l'altra volta che l'ho visto. Oh, mortacci. Fanno male. Congelano terribilmente, oserei dire. Di qua ci sono dei pesci luna bucate. E sembra proseguire nel nulla. Quindi oserei andare di qua. E intanto esploriamo come è fatto Below Zero, queste profondità di Below Zero. Ci
siamo a 300 metri dalla barca e non troviamo nulla. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ancora queste condizioni meteo. Non è che la cosa mi piace più di tanto. Perché non sono molto come si dice, non sono molto avanti nel gioco, non ho niente praticamente. Perché un predatore devo essere più veloce di lui, il che mi preoccupa perché non credo di essere molto più veloce di lui in questo caso. E niente, sto caccando in mano, raga, giuro. Mi sto caccando in mano. Oh Gesù, Gesù. Ogni parte che guardo mi sembra di vedere qualcosa che mi vuole uccidere. Sembrerà tutto meno tetro almeno, spero. Cos'è? Cos'era? Cos'è? Ah, Gesù, riesci a salire. Oddio. Oh. Oh. Ci sarà pure un modo per salire in su. No. Che schifo di tempo. Bello. Splendido tempo. Frammento di rilevatori minerali. Oh, sembra interessante. Analizziamo la scuderia. Credo abbia trovato questa roba in mezzo a nulla. Ma un tanto poco. New blueprint synthesized. New blueprint synthesized. Raccoglierà il generatore, ok. Tanto sta funzionando malissimo. Ma hypothermia imminent. Quel cavolo di pinguini. Oggi siamo per morire. Intanto guardiamo un attimino sotto mentre ci scaldiamo quel minimo per tornare su. Oh, abbiamo trovato qualcosa di interessante. Abbiamo trovato sul posto. Che schifo. Ah, questo glitch grafico qua è veramente orribile. Hypothermia imminent. Ipotermia imminente. Però il glitch grafico fa veramente schifo. A prescindere dall'ipotermia. Ce ne riandiamo. Magari ce ne andiamo anche da sto posto. E niente, non abbiamo fatto chissà che roba, perlomeno però abbiamo trovato quel posto lì. E niente, raga, sarà una puntata un po' così, ma volevo provare a esplorare un po'. Nella prossima andiamo un po' in giro a far cose, promesso. Detto ciò, vi ringrazio della visione e direi che ci vediamo col prossimo video. Se volete condividete, iscrivetevi al canale, commentate per favore e mi piace. Ciao a tutti, ragazzi.